Carissimi amici della Pogonotomia, buona domenica. E allora oggi mi è venuta un'idea un po' così strampalata, magari no. Rasatura in blu, colore dominante il blu. Allora, perché? Perché oggi proviamo questo oggetto che mi sono giudicato con orgoglio, perché l'ho inseguito praticamente per un anno, perché l'avevo acquistato, poi è stato perduto dalle poste americane, poi alla fine ritrovato. Un Gillette Blue Tip. Vintage, esattamente come vedete qua. Io l'ho già ovviamente lavato, insomma, aggiustato, sistemato. Marchiato B, quindi del 1956. Allora, Gillette Blue Tip addirittura con la sua scatola originale e con le sue istruzioni di utilizzo, che vi mostro brevemente perché è affascinante, sperando di non far cadere la scatola come l'altra volta. È affascinante vedere, no, le istruzioni di utilizzare. Qua addirittura è spiegato l'angolo di rasatura, ci sono proprio dei dettagli tecnici proprio. No? Ecco qua i prodotti che si usavano all'epoca per la Gillette, per farsi la barba. Rimettiamo a posto il prezioso volantino. Quindi scatola blu, Blue Tip, rasoio popolare per l'epoca, rasoio che fatti dal peso contenuto, una cinquantina di grammi. E però con la, diciamo, con la tradizionale testa Gillette a farfalla, zitio. Vedete come è ben conservato, vedete il livello di conservazione di questo rasoio che è effettivamente elevato. Poi io l'ho un po' restaurato, anche la vernice blu è rimasta praticamente intatta, quindi ho avuto, diciamo, una buona presa. Tutto blu, andiamo sul blu. Allora, possiamo ovviamente armare questo rasoio con e qui ne ho una scatola che mi è naturalmente caduta, con un'astra blu. Siamo sul blu, quindi Blue Tip, astra blu, stainless. Andiamo ad aprire la confezione e andiamo. Oggi mi cade tutto, è un disastro. Domenica mattina disastrosa. Scherziamo. Ovviamente scherzo. Spero almeno. ecco qua. Asta blu, stylus. Andiamo a montarla sul nostro blu tip. Perfetto. Anzi, così che si vede bene il blu. Ciotola. Mi perdoneranno i puristi, terracotta, non credo porcellana, giapponese, però made in Japan. Blu, anche qua, tema blu. E ovviamente il pennello non poteva che essere blu. E quale ho utilizzato? Ho utilizzato un pennello che è prodotto da Extra Cosmesi, Don Originiello, che è il metallico, in questo caso è di alluminio anodizzato blu. Per sapone, un sapone che abbia una confezione blu. E allora un elegante Penarigos, questo è un regalo di mio fratello per Natale, e che io ho quasi finito, però non l'ho mai provato con voi, quindi ci tenevo anche a provarlo insieme a voi. Penarigos, crema rasé, crema la barba, Belém Bouquet. Spero che si veda qualcosa da questo autofocus. Eccolo qua. Molto elegante, molto particolare. Allora, iniziamo subito a bagnarci il viso. Qua il viso della ragazza dalla doccia, per andare alla doccia, come per vedere i capelli. Mi sciacquo il viso con un'acqua un po' calda. Ecco qua. Qui mi è venuto uno sfoghetto, non so, mi è venuto quasi tossico. Quindi se qua mi taglio mi perdonerete. Allora, mettiamo la nostra Penarigons. Ecco, nella ciotola blu. Molto. Spero si veda quanto l'ho messa, non tantissimo. Sembra un vermicello. Rimettiamo a posto la crema. E andiamo a montarla con questo misto tasso maiale prodotto
da Extra Cosmesi, dal mitico Don. Con l'acqua calda ci va a rimontare bene questa Penarigons Belen Bouquet L'Oreal. La ciotola giapponese. Poi ci mangiano le zuppe. Però blu. Penso che avrei già intuito quale sarà l'aftershave. Allora, guardate che montaggio. Crema eccezionale, eh? Crema sopraffina. Crema come tutti i prodotti penali, secondo me. Una delle creme che ho usato di più in questi mesi, durante le mie rasature private. Una bella insaponatura. Sciacquiamo le mani, asciughiamole e prendiamo lo strumento, il blu tip, rasoio leggero, piccolo, del 56. Con Astra Blu, Barbari 2 giorni e mezzo. Abbinamento molto efficace, si sente proprio la lama che scorre bene. Vedete che la barba era abbastanza importante e la sto portando via di brutto. Questo è piccolo, ma non scherza. Ecco, prodotto in America, quindi Made in USA, anni 50, del 56, e vi dico anche in che trimestre è stato prodotto. Oddio, ecco. Quarto trimestre del 56. Quindi da ottobre-dicembre. Sapete che i gilet vintage prodotti in America hanno i numeri e le lettere da cui è possibile desumere esattamente l'anno e il trimestre di produzione. Fino a una certa data, poi da un certo punto in poi hanno smesso. Mi sono pizzicato il naso. Vedete, guarda, mi sono pizzicato il naso. Che cretino. Alzando il rasoio, io di solito faccio così, no? Perché rischio questo giochino qua. Non avremo mai successo. Sciacquo il viso. Quindi saponatura. Per il pelo obliquo, che poi vedete qua il naso sanguina, poi cartilagine, però sanguina. Ma d'altronde la confidenza, come sempre, no?
Voglio rifare in fretta per non annoiarvi. Un bel giorno mi staccherò un orecchio. Ma è un puntino, eh. Allora, obliquo. No, non impressionate perché veramente sono qua. Questa rasatura diventa un fine dell'errore poi. Scorre molto bene. Ritaglia anche come. Il mio naso ha imparato sulle spese. Bel connubio, la Mastra blu e questo blu tip. Un bello obliquo, efficace. Ecco. Perfetto, sciacquiamo. E affrontiamo il contropelo. Insaporata leggera. Un passate lunghe leggere. Zero baffi. E direi che è tutto via. Rasatura completa. Sciacquiamo, acqua fredda a questo punto. Tamponiamo. Un puntino sul naso. Se uno vuole fare le cose di fretta, poi capitano queste cose. Quindi questa è anche una lezione per me. A fare le cose con calma, soprattutto nella zona, io tiro sempre su uno per fare bene questa parte qua, no? Perché se no capita che pizzichi, magari in un attimo di distrazione, non si smette mai di prendere lezioni nella rasatura. Allora, abbiamo detto tutto blu, e cosa possiamo fare come dopo barba? L'ormai mitico Floyd Blue, che ormai è introvabile, dove si trova viene, come dire, pagato moltissimo.
però è buono, eh. Già se dopo Barba la barbiere di una volta, Floyd, adesso guarda, l'autofocus, blu. Allora, ricapitolando, qui è quasi guarito il naso. Allora, rasoio, abbiamo detto, blu tip della Gillette, con Astra blu, che adesso andiamo a riporre nel cimitero delle lamette. E beh, un rasoio leggero, un rasoio che all'epoca fu creato come rasoio popolare, diciamo, come rasoio per tutti, e come rasoio anche facile da utilizzare, perché comunque abbiamo visto che consente una, un utilizzo di una lama anche cruda come l'Astra Blu in maniera disinvolta. Poi se uno fa commette l'errore di non pararsi il naso e tagliarselo è un cretino come me, sto scherzando ovviamente, però evidentemente sono io lo scemo, cioè non è colpa del rasoio. Il rasoio ha fatto un ottimo lavoro e come dire promosso, cioè poi come si fa a bocciare un Gillette vintage del genere, cioè non è possibile, è un rasoio veramente fatto bene, ben progettato, niente da dire, e oltretutto con la fortuna di averlo trovato in condizioni assolutamente perfette. E per il resto, cosa dire, la crema è una crema assolutamente eccezionale. Io la trovo eccezionale, è di altissimo livello, inglese, Penaligon's, e niente, non c'è niente da dire, insomma, su questa crema. È veramente notevole, monta subito, regala una protezione alla pelle, un post, una fragranza, insomma, altissimo livello. E poi c'è il nostro Floyd Blue. Floyd Blue è effettivamente un rasoio, dopo barba classico, che ricorda appunto le sbarbate che si facevano nel barbiere una volta, e non si sa per quale motivo a un certo punto è stata smessa la produzione, quindi adesso è praticamente introvabile. Ci sono prodotti simili, ma non c'è più l'originale Floyd Blue, insomma, sul mercato, diciamo, che si può fare. Bene, io vi ringrazio, mi scuso per il piccolo sguido del naso, ma insomma, come dicevo prima, è una lezione per me, ed è anche è un modo per ricordare a tutti che nella rasatura si può avere tutta l'esperienza del mondo, tanti anni, però basta una distrazione per farsi un taglietto, che poi è una stupidaggine, ma uno può evitarselo con un po' d'attenzione. Come dire, quindi non è colpa della rasatura, del rasoio, della lama, è colpa del rasatore. In questo caso io sono stato sprovveduto in quel momento a compiere un movimento che non dovevo compiere. Quindi anche questo penso che sia utile vedere gli errori degli altri per imparare poi a evitarli. Va bene, io vi ringrazio, vi auguro buona domenica e... Vabbè, no! E il pennello, poi il pennello è importante. Il pennello, io ho già recensito il metallico, diciamo, color argento, metallico puro proprio, no? In questo caso il colore è anodizzato, questo blu elettrico, ma soprattutto quello che è positivo è il ciuffo, che è questo maiale tasso, che rende un ottimo montaggio e un ottimo impatto con la pelle. Quindi anche questo pennello, che ha il suo peso importante, ha assolutamente le caratteristiche per entrare in rotazione nei pennelli che ci sono tutti i giorni. Io vi ringrazio, il cane mi sta sollecitando evidentemente a uscire, e buona domenica e buona barba a tutti.